Oggi siamo a Chessington World of Adventure per l'apertura ufficiale di The World of Jumanji, che ha già aperto da qualche giorno ma solo per stampa e influencer. Oggi è il primo giorno di apertura ufficiale ed è il primo giorno in cui c'è la coda virtuale. Vedremo cosa c'è nell'area, le varie ride, ovviamente il coaster che già vedete, e un po' tutto, quindi cercare di capire la capacità, il negozio, vedere cosa c'è di simile a Gardaland, cosa c'è di diverso, insomma un giro dell'area per vedere com'è questa nuova area di Jumanji. 'Area ci sono un sacco di easter eggs, e quello che riconoscerete di sicuro è questo, che è la Jeep che viene usata in Jumanji The Adventure a Gardaland. Ma poi ci sono anche queste bombe di benzina con delle date che sono le date di rilascio dei film di Jumanji, e in generale l'area è molto carina. C'è anche questa Land Rover gigantesca per fare i selfie, e la tematizzazione dell'area non è mal fatta, perché c'è veramente tanti dettagli, e la vegetazione che ovviamente prima o poi crescerà diventerà un pochino più giungla rispetto ad adesso, che insomma l'ha impiantata 2 giorni fa, però non male. Sono ora nella coda, sono entrato con la coda virtuale e stanno lanciando un treno ogni stagione, che è quello che insomma abbiamo temuto tutti per questo coso, che la capacità oraria sarà ridicola. Hanno scelto la griglia peggiore per fare foto e video, bravi. Prima impressione a caldo dopo il primo giro, allora è un family coaster, B&M Wing Coaster lanciato a percorso aperto, questo sapevamo, non è intenso, non è veloce, per essere un B&M scossona tantissimo, è uno scarcassone, è molto bumpy, traballa un sacco, dicono che dipende molto dalla posizione del sedile in cui si è, perché ovviamente cambia molto, anche perché da una parte piega molto di più rispetto all'altra, vabbè. Però non sembra neanche un B&M, che di solito sono super fluidi, questo sembra un coaster che ha bisogno di retracking ed è aperto oggi. In generale
c'è questa inversione, ma i lanci non sono potenti, l'elica non arriva neanche fino in punta. La parte dell'elica direi che più che emozionante è fastidiosa per come si è seduti e si sta lì appesi. Capisco il family coaster, ma non è che sia tutta questa gran cosa. Però facciamo qualche altro giro, vediamo se migliora. Cambio il sedile, provo ad andare dall'altra parte. Sto facendo adesso la coda per il terzo giro sul coaster. Ho fatto prima una fila di mezzo sulla sinistra e poi una penultima fila sulla destra. Cambia molto, ma rimane uno scossone, scarcassone come pochi altri. Adesso terzo giro, che sarà probabilmente il penultimo della giornata. Nel frattempo ho cambiato di nuovo il nome al coaster, che non si chiama più Veloci Monkey ma si chiama Bumpy Monkey, e la domanda ovvia è: ma chi è meglio secondo voi? Bumpy Monkey o Veloci Coaster? Sono al quinto giro e adesso la coda virtuale dà le slot immediate. In compenso c'è gente che fa la coda aspettando che apra Dragon Fury. Provata l'ultima fila, quella con i sedili al contrario, e sì, è molto più divertente, continua a essere molto molto scossone, ma con questo misto di lancio in avanti e poi indietro è carino, sì, meglio. Il coaster purtroppo è tutto sbagliato, non tanto per il coaster in sé ma per le operations, perché vabbè, c'è un treno solo, in più hanno un problema con gli airgate, quindi la gente non può andare agli airgate, li fanno aspettare un cancello prima, quindi quando il treno arriva non c'è nessuno pronto a salire, non ci sono i locker, quindi tutti gli zaini vengono lasciati a bordo del treno, operazioni lentissime. Addirittura all'uscita c'è uno sportello che impedisce alla gente di uscire, rallentando ulteriormente tutto. Tanti sbagli. Il coaster, si sapeva, è sbagliato perché ha un treno solo, ha una portata oraria molto bassa, ma in più ci sono aggravanti che lo rendono ancora più lento. Non si capisce perché ad esempio non abbiano messo degli armadietti come ci sono Energylandia o come ci sono Fly o Arthur, per lasciare almeno le borse ed essere pronti a entrare, anche se tanto non siete pronti a entrare perché non vi fanno andare a lato del treno per motivi ignoti, visto che sono coaster lanciati molto più veloci, tipo Tigris a Busch Garden, dove la gente può stare benissimo di fianco al treno. Adesso vado a misurare la capacità oraria, sapendo già che sarà ridicola e imbarazzante. Comunque, il sistema di coda virtuale
sembra funzionare, e una volta fatto un giro potete riprenotarvi sul giro successivo, quindi non c'è un limite, uno al giorno, niente di tutto ciò, ovviamente finché le slot ci sono. Oggi è il giorno d'apertura ma è un lunedì, quindi non si fa fatica a trovare la slot successiva, anche se adesso le slot escono con circa un'ora di attesa. Mi immagino sabato e la domenica sarà un disastro totale. E questa è la flat ride che si chiama The Rise of a Bird, ed è una flat ride ma abbastanza da Luna Park, direi, di quelle che trovate praticamente alle fiere di paese. Vediamo la portata oraria. Continuano ad aprire e chiudere le sicurezze, non riescono a far partire la ride. Siamo qui da 2 minuti a vedere questo scempio. E dopo 4 minuti si parte. Questa è l'altra flat ride, di nuovo niente di che, sorta di ride che potete trovare nelle fiere di paese, personalizzazione ridotta al minimo, attualmente a 15 minuti, vediamo la capacità oraria. Fatto le due flat ride, ma sono molto basiche da fiera di paese, niente di particolarmente divertente. Ci stanno impiegando dei secoli a far partire le flat ride, e in questo momento Ostrich, quella dello struzzo, sta caricando solo 2 persone per vagone, chiamiamolo così, invece di 3, perché hanno dei problemi di peso che stanno generando downtime. Quindi se la capacità già era ridicola, pure peggio. Al di là del downtime, dell'operation slow che si sapeva il primo giorno, non sono pronti. La gente deve lasciare le borse per terra, non hanno neanche messo dei contenitori, e soprattutto stavano montando le catene per gestire le code davanti alla gente in coda. Bello. Il resto dell'area si completa con questa piazza centrale che è a forma del gioco di Jumanji, all'interno del quale ci sono anche delle micro attività per i bambini, all'interno appunto di quest'area. Dal punto di vista di cibo l'offerta è molto molto scarsa, c'è solo un chiosco che al momento vende in edizione limitata, tra l'altro, queste cosce giganti di tacchino. Non si sa poi cosa farà questo chiosco, ma non ci sono bar, non ci sono ristoranti. C'è però un'area arcade dove ci sono i soliti giochi a pagamento e il negozio di gift, materiale tematizzato Jumanji, che ricalca molto l'offerta di Gardaland. Quindi ci sono dei giocattoli, dei peluche, c'è tanto tessile, e poi ci sono tutte le varie declinazioni del gioco da tavolo di Jumanji, da quelle più economiche fino ad arrivare a quelle con i prezzi ridicoli come abbiamo visto a Gardaland. Quello che stupisce però di questo negozio è che, pur essendo in Inghilterra dove piove sempre, il negozio è completamente all'aperto, coperto solo da una tenda, che mi è sembrata una scelta un pochino coraggiosa, diciamo, soprattutto perché tutto il tessile è esposto all'esterno e appena piove dovranno o smontare tutto o trovare una soluzione diversa. Anche qua mi è sembrata una realizzazione abbastanza economica, abbastanza improvvisata, e di nuovo abbastanza sbagliata visto il clima e il meteo dell'Inghilterra. Oggi misurerò la capacità oraria in 2 modi. Uno, la velocità del ciclo di ogni attrazione, che ci dà la capacità
massima, inarrivabile, però nel caso in cui non ci fossero tempi di carico e scarico dei treni, e poi la capacità reale, tenendo presente che insomma oggi è il primo giorno, quindi magari non tutto funziona come dovrebbe, per vedere un po' com'è la capacità di quest'area. Il fatto che il costo comunque sia solo in coda virtuale già denuncia il fatto che la capacità non è granché. Mentre facciamo i calcoli, vi lascio sullo sfondo il filmato delle operations che vi fa vedere quanto ci mettono a caricare un treno e a lanciarlo, una roba infinita. In questo caso questa ride non aveva tantissima coda, ha avuto circa 15 minuti tutto il giorno. Il ciclo è di oltre 2 minuti al momento, poi probabilmente metteranno un ciclo più corto, che porterebbe una capacità impossibile di 500 persone all'ora se ci fosse un tempo zero tra i cicli, che ovviamente è impossibile. Però stava girando particolarmente lenta, ha fatto 3 giri in oltre 15 minuti. Facciamo uno sconto, mettiamo 15, questo porta la capacità oraria a circa 200 persone all'ora, che è veramente, veramente bassa. Discorso diverso per Ostrich, che ha 14 bracci con delle gondole, ciascuna delle quali potrebbe in teoria tenere 3 persone, e questo porterebbe a una capacità impossibile di 1200 persone all'ora se non ci fosse tempo tra un ciclo e l'altro. Oggi per problemi tecnici caricavano solo 2 persone per gondola e ci mettevano in media 10 minuti a far partire la ride, con i restrainer che continuavano ad aprirsi, chiudersi, dare errori e quant'altro, un casino. Questo ha fatto sì che in mezz'ora siano partiti 3, diciamo, giri di questa ride, portando la capacità oraria a 170 persone all'ora. Imbarazzante. E poi c'è il coaster, dove il problema principale è il fatto che al momento non possono avere gli ospiti pronti agli air gate di fianco al treno. Probabilmente per una questione di sicurezza non si è capito cosa è andato storto, perché quasi, diciamo, tutti i coaster al mondo, anche se sono boomerang, i boomerang di Vekoma, piuttosto che anche quelli lanciati come Tigris a Busch Garden, tutti i coaster hanno la gente agli air gate. Qui a Chessington non si può andare in stazione, e essendo un wing coaster, quindi con la stazione di due lati, non fanno neanche fare il ponte per andare dall'altra parte. Bisogna aspettare che il treno sia arrivato in stazione, pronto ad accogliere gli ospiti, e poi vi fanno andare dall'altra parte. Questo ovviamente è un disastro, perché rallenta tantissimo le operations, e non si è capito sinceramente quale sia il problema. Aggiungiamo poi il fatto che non ci sono armadietti, quindi la gente deve anche lasciare gli zaini a fianco del treno, poi bisogna salire una cosa, un'altra, nonostante il ciclo del coaster sia di poco superiore a un minuto, quindi è un coaster molto corto, le operations non sono lente di per sé, sono sbagliate, perché portano a una capacità oraria inferiore alle 500 persone. Tra l'altro gli operatori poi cercano di sveltire, di mettere fretta, di mettere pressione sugli ospiti, e corrono tantissimo, ma purtroppo non c'è niente che possano fare di fronte a delle operations completamente sbagliate. La capacità misurata oggi era inferiore alle 500 persone all'ora, e difficilmente riusciranno a risolvere questo problema. Oggi ovviamente il resto del parco è completamente vuoto, che è il modo migliore per goderselo, al punto che Vampire, che è il costo che va sempre più coda, ha ben 5 minuti. Ed è facendo Vampire che ci si ricorda che questo parco è un bel parco. Guardate questa stazione com'è tematizzata, ha persino un pre-show, musica, suoni, luci. E tra l'altro il coaster, pur essendo uno scarcassone vecchio come non si sa cosa, tra l'altro oggi girava con 2 treni come se volesse prendersi la rivincita, bisogna comunque ricordare che questo è un bellissimo parco, stratematizzato, fatto molto bene. E Vampire, nonostante sia un coaster di 100.000 anni, l'ho trovato meglio del nuovo coaster di Jumanji, purtroppo.
Sono le 5:20, il parco chiudeva alle 5, il coaster è rotto in mille pezzi, non funziona più e tutta quella gente è in coda per farlo. Molto bene. Allora, recensione di The World of Jumanji. Dopo aver passato tutta la giornata, aver fatto il coaster un miliardo di volte, aver provato le flat ride e tutto quanto. L'area non è brutta, è fatta in maniera abbastanza economica, però diciamo che il risultato lo porta a casa. Appena ci saranno le piante cresciute sarà sicuramente meglio, ma in generale un'area economica ma ben fatta, con alcune sviste però. La prima, a livello di ristorazione c'è molto poco, non ci sono i bagni in maniera inspiegabile e dettagli non ci sono, nel senso che quante recinzioni dovete usare nella stessa area tematizzata, in teoria una, secondo Merlin 42, così fa più ridere. Comunque, detto questo, l'area secondo me funziona, il problema sono le attrazioni. Primo, il coaster. Non mi è piaciuto, per essere un wing coaster è abbastanza imbarazzante. Molto shakeroso, corto, non va forte, non è intenso, più che altro fastidioso. Dipende molto dal sedile in cui siete, ma in generale non è il coaster wow. Va bene che sia un coaster famiglia, ma non è un discorso famiglia non famiglia, è un coaster abbastanza bruttino. Capacità oraria del coaster ridicola, operations abbastanza pasticciate con questo discorso dei gate che non possono mandare la gente direttamente sul binario, si è capito, non ci sono i locker, non ci sono possibilità di lasciare le cose di fianco al treno, quindi operations lente in generale. Anche la ride di per sé a oggi si poteva fare di meglio, ad esempio non c'è la musica sul treno, non ci sono grossi effetti a parte un po' di fumo e un po' di luci alla partenza, tutto il percorso non ci sono near miss, c'è pochissima tematizzazione a parte il giaguaro, vabbè. Le flat ride sono da dimenticare, perché sono due flat ride da fiera di paese con una capacità oraria imbarazzante e un al momento problemi a farle girare, sia in termini di quanti giri riescono a fare, tipo uno ogni 10 minuti, sia il fatto di appunto questi restraints che non funzionano, malfunzionamenti in generale. Le flat ride sono orrende. Il coaster, secondo me, è sbagliato. E l'area di per sé è abbastanza economica. Cosa sbagliato perché? Perché si poteva investire su una tipologia completamente diversa, ad esempio un Vekoma Main Train, mettere due treni, fare il percorso classico molto tematizzato, si risparmiavano anche soldi e sarebbe stata un'area di tutto rispetto. Così la solita voglia di Merlin di essere primi al mondo in qualcosa, hanno sto coaster che gli è costato anche tanti soldi, che fa abbastanza pena, due flat ride brutte e un'area che non è brutta, ma paragonata alle altre aree dello stesso parco è molto, risulta molto economica. Quindi World of Jumanji bocciato, giù. E così si chiude la recensione del World of Jumanji. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale.